Entriamo nella cattedrale della trasfigurazione, già stata pulita da molti dei detriti. Vedete gli effetti dei colpi di questa notte? C'è tutto un gruppo di volontari che aiutano a pulire. C'è stato un incendio qua. Colpita dai missili russi. I russi accusano gli ucraini di averla colpita con le armi antiaeree. Gli ucraini ridono di questo. Qui è dove è caduto il missile. È una menzogna perché questo è il nostro centro spirituale, non potevamo mai fare una cosa del genere. Sono le menzogne che fa il presidente Putin e chi gli sta intorno. Lì ha il vostro messaggio, come aiutare, cosa hai detto al sindaco e alle autorità? La Russia colpisce un patrimonio culturale nel mezzo di un centro abitato, qui intorno non si vede ma ci sono le case. Questo è il mezzo della città, questo chiaramente non è un obiettivo militare. Noi siamo qui, maggioranza e opposizione, per testimoniare che l'Italia è a fianco dell'Ucraina, aggredita da 522 giorni, aggredita in un modo inspiegabile. Insieme a noi, anche questo non si vede ma è veramente toccante, è pieno di cittadini volontari che sono venuti a sistemare, a preservare quello che è possibile del cuore della città, la cattedrale della loro città. Noi vogliamo essere qui. Perché qui è da giusto dove sia l'Italia e l'Europa. Grazie. È un po' di marcatura, però ovviamente bisogna Ecco, qui studiare. siamo davanti alla prova, secondo gli ucraini, della responsabilità russa. I pezzi, i frammenti del missile russo che ha colpito la cattedrale questa notte. Do you have a serial number? Это здесь волонтеры, то, что волонтеры смогли разгрести, то, что попадалось на поверхности. Может быть, крупнее элементы с какими-то значениями есть ниже. Но там очень сильно завалилось. E non sappiamo neanche quindi a questo punto che modello è preciso, non possiamo dirlo. An idea of which model. Potrebbe essere Onyx perché hanno trovato le testimonianze. Questo ci ha detto il governatore. Poi quei pezzi che sono stati presi dagli investigatori saranno passati ai Vedete i rottami della chiesa che sono stati raccolti dal pavimento e adesso vengono portati via. Qui hanno trovato delle icone. Era la preoccupazione anche dei primi portare via le cose, i manufatti di maggior importanza, di maggior rilevanza, più antichi. Тому я дуже вдячний, що сьогодні ми поруч з вами. Ви сьогодні стоїте в небезпечному місці. Sono molto riconoscente, adesso vi trovate in un posto molto pericoloso. Але це дійсно героїчний чин. Però è veramente un atto eroico. І ми обговорюємо питання, як жити, як E noi stiamo discutendo la questione di come continuare a vivere. Як будувати.
come ricostruire, come costruire. Тому я дуже вдячний, що я маємо можливість сьогодні з вами спілкуватися і ви маєте можливість на власне очі подивитися, що відбувається. Sono molto onorato di avere questa opportunità di poter incontrarci qui di persona e voi potete vedere farvi vedere quello che è accaduto.